Nel ringraziare di essere su questo canale, ricordo che attraverso Indice Alfabetico, a cui si accede attraverso il menu in alto a destra delle pagine www.tinelli.eu, trovate diversi argomenti stimolanti, fra cui documenti in PDF tradotti in italiano. Tartaria da Wikipedia. La Tartaria, o Grande Tartaria, era una regione storica dell'Asia situata tra il Mar Caspio, i Monti Urali e l'Oceano Pacifico. Era un termine generico usato dagli europei per le aree dell'Asia centrale, dell'Asia settentrionale e dell'Asia orientale, sconosciute alla geografia europea. Comprendeva la vasta regione delle steppe pontico-caspiche, dei Volga-Urali, del Caucaso, della Siberia, dell'Asia interna, della Mongolia e della Manciuria. Geografia e storia. In Europa, prima del XVIII secolo, la conoscenza della Manciuria, della Siberia e dell'Asia centrale era limitata. L'intera zona era conosciuta semplicemente come Tartaria e i suoi abitanti tartari. Se facciamo riferimento alla nota 1, si approda agli studi di Mark Elliott, The Limits of Tartaria, i limiti della Tartaria, ma leggiamo bene qui. Questo documento è stato presentato per la prima volta alla Conferenza dell'Identità Spaziale in Asia all'Università del Colorado, Boulder, nel giugno 1999. A voi le considerazioni? Si tratta di un libro scritto nel 1999, ma andiamo avanti. Nella prima età moderna, qual è il periodo dell'età moderna? 1492-1789. Per chi ha seguito le ricerche sull'inganno globale corrispondono alle date di scoperta dell'America, pseudo inganni del globo. Osservate questa fotografia che mi ha inviato un carissimo amico. La croce all'interno di un globo rappresenta praticamente la recinzione della croce. Quindi, con l'aumentare della comprensione della geografia, gli europei iniziarono a suddividere la Tartaria in sezioni. Cioè, sono gli europei, ma non i libri storici o i documenti storici della Tartaria. Con prefissi che denotavano il nome del potere dominante o la posizione geografica. Così la Siberia era la Grande Tartaria o Tartaria russa, il Canato di Crimea era la Piccola Tartaria, la Manciuria era la Tartaria cinese e l'Asia centrale occidentale, prima di diventare l'Asia centrale russa, era conosciuta come Tartaria indipendente. Se vediamo le note, la 2 riporta nuovamente Elliot, documento del 1999. La nota 3 ci porta a Before Boas, scritto da Han Vermeulen, ma scusate tanto, questo signore è nato nel 1952. Ancora ci basiamo su studi, non su documenti storici. Infatti è uno storico della scienza ed etnologo olandese specializzato in storia dell'etnologia e dell'antropologia, in particolare nel periodo dell'illuminismo tedesco e russo. La nota 4 è interessante. L'invenzione, scritto dal francese Ron Sela, l'invenzione dell'Asia centrale, storia del concetto della Tartaria e dell'Eurasia. Ricordate 1984 di George Orwell, l'Eurasia? Comunque, anche l'autore Ron Sela è uno scrittore attuale, non vi pare? Andiamo avanti. Le opinioni europee. Scusate ancora, ma rileggiamo bene. Le opinioni europee. Si tratta di opinioni. Le opinioni europee sull'area erano spesso negative e riflettevano l'eredità delle invasioni mongole originate da questa sezione. Il termine ebbe origine sulla scia della diffusa devastazione realizzata dall'impero mongolo. L'aggiunta di una R in più a Tatari era indicativo del Tartaro, un regno infernale nella mitologia greca. Nota 5. Riprendiamo nuovamente Elliot, ovvero il documento composto nel 1999, ma non c'è ancora nessun riferimento su Wikipedia di documenti storici. Nel XVIII secolo le concezioni della Siberia e della Tartaria e dei suoi abitanti come barbare da parte degli scrittori dell'illuminismo, perciò è una cosa che si sono inventati, erano legate ai concetti contemporanei di civiltà, ferocia e razzismo. Riferimento 6. Conflitti etnici di una prospettiva globale di Stefan Wolf del 26 luglio 2007. Declino.
L'uso di Tartaria scemò quando la regione divenne più nota ai geografi europei, tuttavia il termine venne ancora utilizzato a lungo nel XIX secolo. I dati etnografici raccolti dai missionari gesuiti in Cina contribuirono a denominare la Tartaria cinese in Manciuria, nella geografia europea all'inizio del XVIII secolo. Cioè sono stati i missionari gesuiti. Come vedete, ancora una volta questi signori hanno contribuito a cambiare il nome da Tartaria cinese in Manciuria. I viaggi di Egor Meyendorf e Alexander von Humboldt in questa regione diedero origine al termine Asia centrale all'inizio del XIX secolo, nonché a termini supplementari come Asia interna, e l'espansionismo russo portò al conio del termine Siberia per la zona asiatica dell'impero russo. Nel XX secolo, Tartaria, come termine per indicare la Siberia e l'Asia centrale, era diventato obsoleto, tuttavia prestò il titolo al libro di Peter Fleming, Notizie dalla Tartaria, che descriveva i suoi viaggi in Asia centrale. Come vedete, Wikipedia in questo caso non mente, si legge perfettamente che la Tartaria è stata fatta sparire nel XX secolo. Quelle che seguono sono mappe che ho ritrovato sulla Tartaria. Questo che vedete è un ritocco della mappa non originale di Ortelius del 1570, dove sono stati aumentati alcuni colori. Questa che vedete invece è quella che ho estrapolato direttamente dal documento in PDF Theatrum Orbis Terrarium. 1589, Giovanni Botero, Tartaria, che prima si chiamava Scizia. La cosa interessante è che Wikipedia scrive l'area abitata dagli Sciti è esistita tra l'VIII secolo prima di Cristo e il II secolo dopo Cristo, mentre nel libro di Botero si legge: ma da 300 anni i Tartari ne hanno occupato il dominio. Pertanto, se questo documento risale al 1589, togliendo 300 anni si ottiene 1289. XII secolo dopo Cristo, non secondo secolo. Qualcosa non torna. 1684, Piccola Tartaria di Giacomo Cantelli, cartografo italiano. 1700, La Grande Tartaria, la Tartaria moscovita e la Tartaria indipendente, Francia. 1704, La Grande Tartaria, mappa tedesca. 1705, ancora una mappa tedesca di Nicolai Wisten. 1785, Piccola Tartaria. 1787, Carta della Tartaria russa, ma si leggono anche Tartaria indipendente e Tartaria cinese. 1806, Nuova mappa della Tartaria cinese indipendente. Chiudo con questa immagine tratta dall'Enciclopedia Pratica Bompiani in due volumi del 1938. Buone ricerche!